La tematica affetti e legami, forme della comunità, seppur forse non presente esattamente in questa forma, nelle opere principali, i filosofi come Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin e altri autori, riconducibili alla tradizione della teoria critica della società, svolge comunque un ruolo importante all'interno della produzione teorica di questi pensatori, pensatori, quelli che ho appena citato, appartenenti alla cosiddetta scuola di Francoforte. Scuola di Francoforte che, lo ricordiamo, ha rappresentato certamente una delle esperienze filosofiche e anche sociologiche, estetiche e musicologiche più rilevanti e affascinanti dell'intero Novecento. Per questo motivo penso che si possa legittimamente affermare che la formula affetti e legami, se intesa con un senso ampio assegnato a questi concetti, possa offrire un'importante chiave di lettura per addentrarsi nel pensiero ampio, complesso, versatile, prolifico, poliedrico dei pensatori francofortesi. In questo contesto, dunque, intenderò il concetto di affetti in un'accezione ampia, capace di includere in sé l'intera sfera di ciò che possiamo chiamare affettività, e che nel caso dei teorici della scuola di Francoforte, ai quali farò principalmente riferimento, nel caso di questi autori, comprende aspetti e dimensioni, come ad esempio i sentimenti, le emozioni, la sensibilità, l'espressività e finanche l'eros. Eros e civiltà, non a caso, è il titolo di uno dei libri più famosi di Marcuse, al quale, insieme a Dialettica dell'Illuminismo di Horkheimer e Adorno, viene spesso associata la teoria critica della società della scuola di Francoforte nel suo insieme. E in teoria estetica, il capolavoro incompiuto di Adorno, pubblicato postumo nel 1970, un anno dopo la sua prematura morte, si legge, in teoria estetica si legge, che in definitiva il comportamento estetico, esemplarmente incarnato dall'arte, ma più in generale da ogni esperienza estetica come esperienza di alterità, scrive Adorno, il comportamento estetico coniuga eros e conoscenza. Ora, un utile punto di partenza per affrontare la tematica affetti e legami nella scuola di Francoforte può essere rappresentato da un brano tratto da Minima Moralia, una raccolta di aforismi e una delle opere più celebri fra tutte le opere scritte e pubblicate da Adorno. In un aforisma di Minima Moralia, infatti, si legge, cito: "Credere che il pensiero abbia da guadagnare una superiore obiettività, o perlomeno non abbia nulla da perdere dalla decadenza delle emozioni, è già espressione del processo di inebetimento, poiché anche le più remote oggettivazioni del pensiero traggono alimento dagli impulsi, il pensiero distruggendoli distrugge la condizione di se stesso. Ma se gli impulsi non sono superati e conservati, nel pensiero che si sottrae a questo influsso non si realizza conoscenza alcuna", scrive Adorno. È il pensiero che uccide suo padre, il desiderio, è colpito dalla nemesi della stupidità. Una volta cancellata l'ultima traccia emozionale, prosegue Adorno, non resta del pensiero che l'assoluta tautologia. La ragione interamente pura, intesa qui un po' come il sogno dei filosofi, la ragione interamente pura, la ragione depurata da ogni elemento che la possa, fra virgolette, contaminare. Bene, dice Adorno, la ragione interamente pura converge con la pura incoscienza, con la demenza nel senso letterale del termine. Fine della citazione. Come si può facilmente vedere, al centro della riflessione adorniana, in questo aforisma di Minima Moralia che ho appena letto, il quale a sua volta è facilmente ricollegabile alle riflessioni coeve, nello stesso periodo, svolte da Adorno con Horkheimer in Dialettica dell'Illuminismo, come si può facilmente vedere, al centro di questa riflessione troviamo il rapporto non sempre facile fra la ragione e ciò che possiamo chiamare il suo altro, l'altro dalla ragione, ovvero il rapporto fra ciò che è razionale e ciò che siamo abituati a considerare non razionale, perlomeno nel senso stretto del termine. Sintetizzando e anche schematizzando un po', potremmo parlare di un rapporto non facile fra il pensare, il pensiero razionale, la componente intellettuale da un lato, e il sentire, la componente affettivo-emozionale dall'altro lato. Un rapporto tale per cui la razionalità, per come essa si è sviluppata nel corso dei secoli fino a oggi,
Secondo i teorici della scuola di Francoforte, tende spesso a svalutare, prevaricare o persino soffocare quella che ho chiamato prima, in un'accezione anche del termine, l'affettività. Nell'aforisma di Minima Moralia, che ho appena letto, questo è un rapporto fra la ragione e il suo altro, ossia ciò che è diverso dalla ragione in senso stretto. Questo rapporto viene individuato dall'uso molto efficace da parte di Adorno di termini quali emozione, impulso, desiderio. In altre opere, come quelle che ho, come la dialettica dell'illuminismo che ho già citato, oppure la dialettica negativa, che è un'opera successiva dello stesso Adorno, dialettica dell'illuminismo, dialettica negativa, le due grandi opere, di questo filosofo, che vertono appunto sul pensiero, sullo sviluppo del pensiero dialettico, come testimoniato fin dal loro titolo. In altre opere troviamo riferimenti significativi da parte di Adorno a momenti non strettamente razionali della nostra esperienza, che appaiono parimenti collocati sul versante dell'affettivo emozionale, per così dire, e che, se presi sul serio e se riabilitati in tutto il loro valore, potrebbero dar luogo, secondo i teorici della scuola di Francoforte, a un'autocritica e un'autocorrezione della razionalità in quella che per questi teorici è l'epoca, la nostra epoca, secondo questi teorici, è l'epoca della razionalizzazione distruttiva. Vedremo meglio cosa significa esattamente questa formula. Fra questi momenti, in Adorno troviamo ad esempio l'entusiasmo, che viene definito come il momento di autoelevazione, senza cui il pensiero enfatico non è possibile. Troviamo ancora le emozioni, gli impulsi e l'empatia, fondata su quello che Adorno chiama il senso di affinità con ciò che è altro da sé, oppure ciò che è non identico, come ama esprimere questo concetto Adorno. E poi troviamo ancora l'espressione, quello che Adorno chiama l'impulso espressivo del soggetto. Troviamo ancora la fantasia, intesa come organo della filosofia. E poi, ancora, in generale, troviamo tutto l'ambito del sensibile e anche del sentimentale, la cui sottomissione al dominio dell'intelletto implica, scrivono Horkheimer e Adorno, implica l'impoverimento del pensiero, così come dell'esperienza. L'idea di fondo che è sottesa a tutto ciò e che troviamo esposta appunto in dialettica dell'illuminismo, ma poi anche in opere come Eclisse della ragione o Eros e civiltà, l'idea di fondo è che la filosofia e più in generale l'intera civiltà occidentale sarebbe finita in un vicolo cieco. Questa è un'idea fondamentale di questi autori, quella del vicolo cieco in cui ci troveremmo in un certo senso. Vale a dire, la civiltà occidentale si ritroverebbe intrappolata in una dinamica di progresso e al contempo regresso da cui non riuscirebbe a uscire. Alla base di ciò, secondo la diagnosi di filosofia della storia offerta dai filosofi francofortesi, alla base di ciò vi sarebbe quella che ho appena chiamato con la formula di razionalizzazione distruttiva. Vale a dire, un primato e un predominio esclusivo assegnato a una concezione tutto sommato ristretta e anche povera della razionalità, a discapito di tutto ciò che è appunto altro, diverso, rispetto a una tale ragione, intesa, così pensano i teorici della scuola di Francoforte, la ragione sarebbe stata intesa nel corso dello sviluppo della civiltà occidentale primariamente come strumento di controllo e di dominio. Secondo i teorici della scuola di Francoforte, nella tradizione occidentale potere e conoscenza sono sinonimi. L'intelletto mira a comandare la natura disincantata e la tecnica è l'essenza di questo sapere. Alla luce di ciò, il progresso nella razionalità e nel controllo della realtà, che pure indubbiamente si è verificato, giacché non c'è dubbio che qualcosa come un progresso nel controllo della realtà si sia verificato. Però, alla luce di ciò, questo tipo di progresso non è semplicemente un progresso foriero di un futuro migliore, di possibilità e nuovi fini da raggiungere, bensì, come scrive Horkheimer, ha certamente anche delle trappole. La ragione, che ha guidato il progresso della civiltà e anche dell'avanzamento tecnico-scientifico, se alla fine mette capo a realtà come lo sterminio organizzato e la bomba atomica, al tempo in cui questi autori, negli anni della Seconda Guerra Mondiale,
il tempo in cui questi autori scrivono alcune delle loro opere principali, oppure se mette capo a, sul riscaldamento globale, le catastrofi nucleari nella nostra epoca, bene, questo tipo di sviluppo complessivamente, se mette capo a tutto ciò, se ci conduce, fra le altre cose, anche a questo, allora si rivela essere in qualche modo uno sviluppo guidato da una razionalità irrazionale. È una formula dei francofortesi, la razionalità irrazionale, o come scrive Horkheimer, guidato da una irrazionalità razionalizzata. Sono formule paradossali e provocatorie, utilizzate da questi autori proprio per cercare di mettere in luce questa sorta di dinamica di progresso e al contempo regresso che essi scorgono con preoccupazione. Vale a dire, la ragione, per come essa si è manifestata nel corso della storia umana fin qui, si rivela essere un potente mezzo di adattamento allo scopo dell'autoconservazione degli esseri umani, questo è indubbio, che però, contrariamente a ogni aspettativa, finisce col capovolgersi dialetticamente. Ricordate i titoli: dialettica dell'illuminismo, dialettica negativa, un pensiero dialettico, quello dei teorici della scuola di Francoforte. Dunque, la ragione finisce col capovolgersi dialetticamente nel suo contrario, nel suo opposto, cioè in uno strumento, anziché di autoconservazione, di autodistruzione, secondo l'idea per cui il progresso tende a capovolgersi in regresso. E nel corso della storia, scrivono Horkheimer e Adorno, l'astuzia si rovescia in stoltezza. Ciò corrisponde anche a quanto abbiamo appreso in precedenza dall'aforisma di Minima Moralia, quello che ho citato prima, sul rapporto fra pensiero ed emozioni, fra dimensione puramente intellettuale e dimensione affettiva o affettivo-sentimentale. Laddove Adorno scriveva, ripeto quelle parole che ho già letto, tratte da quell'aforisma di Minima Moralia, Adorno scriveva che una volta cancellata l'ultima traccia emozionale, non resta del pensiero che l'assoluta tautologia, cioè una ragione interamente purificata che però nel conseguire una tale assolutezza, purezza e assolutezza, perde al contempo il contatto con l'esperienza e inaridisce. In questo contesto, per i teorici della scuola di Francoforte, la dimensione dell'affettività e del sentire, intesa nel senso ampio al quale ho accennato poc'anzi, riveste un ruolo di fondamentale importanza. Non, questo è importante, non al fine di abbandonare il terreno della razionalità e affidarsi a forze irrazionali, dal momento che questo non è mai l'obiettivo di pensatori che da un certo punto di vista sono definibili come fortemente razionalisti, come Horkheimer, Adorno, lo stesso Marcuse. Quindi questo non è lo scopo, bensì lo scopo è quello di ripensare criticamente la razionalità e ampliarla, perfezionarla, completarla, renderla più inclusiva e tollerante, per così dire. A questo punto vorrei inserire un riferimento, per quanto questo possa forse sembrare strano a prima vista, vorrei passare un attimo dall'ambito della filosofia, della teoria critica della società, a quello della musica rock, che peraltro musica popular, musica pop rock, che Adorno in particolare detestava. Vorrei fare questo piccolo collegamento perché nel preparare questo testo, questo appunto sul tema affetti e legami nella scuola di Francoforte, ho ripensato a un verso della mia rock band preferita, i Pearl Jam. Questo verso di una loro canzone recita: I don't wanna think, I wanna feel. Ecco, dal punto di vista dei teorici della scuola di Francoforte, se presentata in questa maniera, come ce la offrono i Pearl Jam, che chiaramente non sono filosofi, però in questo verso parlano di think and feel, pensare e sentire. Bene, dal punto di vista dei teorici della scuola di Francoforte, se presentata in questa maniera, l'alternativa fra pensare e sentire, tra think e feel, si rivela essere una falsa alternativa. Se presentata così, è una falsa alternativa. Come, del resto, secondo i teorici della scuola di Francoforte, questo rapporto è stato del resto concepito per lo più nella stessa storia della filosofia occidentale, dunque in una maniera falsa, erronea. Già che, dal punto di vista di questi filosofi, i filosofi della scuola di Francoforte, non si tratta di pensare queste dimensioni
come alternative o persino opposte fra loro. Cioè, come se noi esseri umani fossimo disperatamente scissi fra ragione e affettività e costretti a scegliere o l'una o l'altra. Bensì si tratta, per i teorici della scuola di Francoforte, di integrare o fondere insieme queste dimensioni in un'esperienza della realtà più aperta e più completa. In questo senso, per gli autori della scuola di Francoforte, il compito di ripensare e riplasmare la nostra razionalità e il nostro modo di fare esperienza del reale funge anche da stimolo per ripensare criticamente e trasformare la stessa società. Il che chiaramente è molto significativo, a mio giudizio, ed è molto rilevante nel contesto di un discorso come quello che sto provando a svolgere sul tema delle forme della comunità. Ecco, volendo inserire un altro riferimento musicale rock o pop, se vogliamo, per quanto inconsueto ciò possa apparire, ecco, volendo inserirne un altro, potremmo fare riferimento a questo proposito a una formula che utilizza un'altra band della stessa epoca dei Pearl Jam, dunque della mia giovinezza, a cui sono dunque molto legato anche per ragioni anagrafiche, diciamo così. La band si chiama Red Hot Chili Peppers, in un brano intitolato dal titolo filosofico Transcending. Questa band, i Red Hot Chili Peppers, che non sono noti per avere testi particolarmente filosofici, però in questo brano utilizzano un'espressione che mi ha sempre colpito molto, sympathetic intellect, un intelletto empatico. Questa formula, l'intelletto empatico, è oltre che essere interessante, diciamo, colpisce, ecco, una formula che colpisce, penso possa essere citata in questo, volendo fare questo mix un po' bizzarro, di filosofia, sociologia, e musica rock. Bene, un sympathetic intellect, un intelletto empatico, è in qualche modo ciò a cui tendono, perlomeno come sforzo, persino come utopia in un certo senso. Sono pensatori utopici, quelli pensatori dell'utopia, i teorici della scuola di Francoforte. Bene, in qualche modo è l'utopia alla quale bisognerebbe sforzarsi di giungere. Perlomeno bisognerebbe tendere, almeno idealmente, quello di una, appunto l'ho chiamata prima, una integrazione o fusione fra la sfera pura del probabilmente razionale, anche nell'accezione più rigorosa e in un certo senso ristretta del termine, è quella che ho racchiuso fin qui con il termine di dimensione dell'affettività. Bene, nel caso dei filosofi francofortesi, il riferimento alla logica specifica del sentire, se vogliamo chiamarla così, sfocia in particolare in una grande rivalutazione ed enfatizzazione dell'estetico o di quella che possiamo chiamare dimensione estetica dell'esperienza. Dato che il termine stesso estetica, quanto alla sua etimologia, deriva dal greco aesthesis e significa sensazione, percezione. Sebbene nella modernità sia diventato abituale intendere l'estetica come disciplina filosofica, intendere l'estetica come solamente nei termini di una filosofia dell'arte. Questo è uno sviluppo tipicamente moderno dell'estetica su cui non mi soffermo però qui. Diciamo che la concezione francofortese dell'estetico, della dimensione estetica, in un certo senso è più ampia. Comprende l'arte, ma comprende anche altro. Dal punto di vista di Adorno, così come dal punto di vista di Marcuse, l'arte non è banalmente qualcosa di irrazionale, ma anzi possiede una sua razionalità, una sua logicità, la quale però non è fine a se stessa o concepita come un mero mezzo per ottenere determinati scopi. Non è questo, bensì è una razionalità al servizio dell'espressività, come testimoniato magistralmente dalla musica, per esempio. Un caso interessante ai fini del nostro discorso è rappresentato dal tema, di natura estetica per l'appunto, della bellezza. E nello specifico il tema del bello sia artistico che naturale in relazione a una nozione resa celebre proprio da un teorico della scuola di Francoforte, la nozione di aura. Il referente privilegiato e in un certo senso obbligato per ogni discussione sull'aura
Vale a dire sull'atmosfera in un certo senso magica, è questa l'aura di cui stiamo parlando. L'atmosfera in un certo senso magica che sembra tipicamente circondare le opere d'arte e sprigionarsi a partire da esse. Il referente privilegiato e obbligato per discutere questa nozione, la nozione di aura, è un autore appartenente appunto alla scuola di Francoforte, cioè Walter Benjamin, principalmente per un suo saggio molto famoso intitolato L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. In estrema sintesi, in questo saggio, Benjamin inquadra la questione dell'aura in relazione all'esistenza irripetibile e all'unicità dell'opera d'arte, che ne costituisce l'autenticità, e afferma che la percezione dell'aura negli oggetti artistici, così come a volte negli oggetti naturali, si gioca su un rapporto del tutto particolare, se non proprio unico, e al limite dell'inesprimibile, fra vicinanza e distanza. Gli oggetti auratici, scrive infatti Benjamin, sono apparizioni uniche di una lontananza, per quanto questa possa essere vicina. Un altro filosofo francofortese appartenente alla scuola di Francoforte, cioè il succitato Adorno, che era collega e grande amico di Benjamin. Bene, anche Adorno si ricollega a questa idea e la sviluppa ulteriormente nella sua grande teoria estetica che ho citato all'inizio. Adorno riprende il tema dell'aura come distanza nella vicinanza o lontananza nella prossimità e scrive, cito da teoria estetica, scrive Adorno, ciò che qui viene chiamato aura è familiare all'esperienza artistica sotto il nome di atmosfera dell'opera d'arte, intesa come ciò attraverso cui la connessione dei suoi momenti, dei momenti dell'opera d'arte, rinvia al di là di questi. In un certo senso apre una trascendenza, potremmo dire così. L'opera d'arte apre uno spazio trascendente, seppur chiaramente in questo mondo, ma ci offre qualcosa di diverso rispetto all'esistenza quotidiana. Rinvia, prosegue la citazione, rinvia al di là dei momenti che costituiscono un'opera d'arte e ogni singolo momento fa rinviare oltre di sé. Il momento auratico, conclude Adorno, è una determinazione obiettiva dell'opera d'arte, vale a dire è un momento presente, è fondamentale dell'opera d'arte. Quello che emerge da una citazione di questo tipo è una sorta di universalità dell'aura, come componente ineliminabile. È per così dire mozzafiato, possiamo definirla così, dell'esperienza estetica. Ora, se c'è un fenomeno, adesso ritorniamo al tema dell'affettività, legato, come dicevo, nel caso dei pensatori francofortesi, strettamente legato alle tematiche connesse, relative all'esperienza estetica. Se c'è infatti un fenomeno fondamentale dell'esperienza umana, anch'esso universale, irresistibile, a suo modo atmosferico, vale a dire dotato di un'atmosfera unica, irripetibile, persino indefinibile o inesprimibile. Bene, se c'è un fenomeno fondamentale dell'esperienza umana che può essere paragonato a questa universalità, atmosfericità, irresistibilità dei fenomeni estetici, i fenomeni estetici come la bellezza e l'aura, bene, questo fenomeno è probabilmente un fenomeno chiave proprio della sfera dell'affettività, ovvero l'innamoramento. Infatti, se un tratto di aura o auraticità, in base a quanto è stato detto finora, sembra essere proprio, sembra appartenere al bello, alla bellezza in quanto tale, pur nelle sue mille forme e sfumature diverse, altrettanto indubbiamente, l'innamoramento comporta una sorta di trasfigurazione della fisionomia della persona amata, tale da far rilucere la persona amata come l'apparizione unica di una lontananza pur nella vicinanza. È la formula di Benjamin, quella dell'apparizione unica di una lontananza nella vicinanza. È una formula, appunto, che vale per le grandi opere d'arte che, per quanto noi, ci avviciniamo a esse, continuano ad apparirci inarrivabili, straordinariamente distanti, perché uniche, irripetibili,
inaccessibili appunto alla nostra esperienza banale quotidiana, quasi appartenenti a un altro mondo, bene, tutto questo è un'esperienza abbastanza comune quando ci innamoriamo di quel fenomeno così fondamentale dell'affettività che è appunto l'innamorarsi. Per quanto ci avviciniamo a lui o lei, alla persona amata, ci appare comunque caratterizzata da una lontananza e inaccessibilità, inarrivabilità. Ci appare la persona amata come l'apparizione unica di una lontananza, di qualcosa che ci parla, che ci trasmette qualcosa di unico da una distanza, pur nella vicinanza, pur nella massima prossimità, anche quando ci accostiamo alla persona amata. Come ha scritto a proposito della bellezza un filosofo tedesco contemporaneo, Wolfgang Welsch, certi fenomeni che si offrono alla nostra percezione sembrano racchiudere una promessa e una potenza di migliorare e ampliare la nostra sensibilità, la nostra comprensione, forse anche la nostra vita. Scrive Wolfgang Welsch, questo filosofo tedesco contemporaneo, si viene rapiti dal magnetismo. E questo si applica molto bene, cito questo brano, perché a mio giudizio si applica molto bene alla bellezza, all'aura come fenomeni estetici e all'innamoramento. Si viene rapiti dal magnetismo, ci si sente irresistibilmente attratti da tali fenomeni, come se fosse stata toccata una corda finora sconosciuta della nostra esistenza, una corda di cui non sapevamo nulla e che ora, tutta a un tratto, inizia a suonare. Deve essere qualcosa nella costituzione umana che ci rende suscettibili a questa forza di attrazione, qualcosa che giace al di sotto della nostra formazione culturalmente specifica, qualcosa di transculturale. Fine della citazione. Questo vuol dire qualcosa di universale, qualcosa che unisce tutti gli esseri umani, a prescindere dalle loro differenze culturali, anche spesso pronunciate. A confermare la legittimità di un collegamento fra esperienza estetica, bellezza, aura, affettività e, nel caso specifico, amore, a confermare la legittimità di un tale collegamento, provvede del resto lo stesso Adorno, con alcune osservazioni sull'amore in Minima Moralia, osservazioni che connettono quest'ultimo, cioè l'amore, al rapporto fra immediatezza e mediazione nell'apertura all'alterità, nell'apertura all'altro. All'altro rispetto a noi, all'altra persona, ciò che è altro rispetto a noi, apertura all'alterità come sorgente originaria di ogni sensatezza nella nostra esperienza del mondo. Scrive infatti Adorno, citazione: amare significa saper impedire che l'immediatezza sia soffocata dall'onnipresente pressione della mediazione. L'amore è la capacità di avvertire il simile nel dissimile. Che vuol dire quando ci innamoriamo, percepiamo in una persona che è diversa da noi, che è altra rispetto a noi, percepiamo l'affinità, capacità di avvertire il simile, percepiamo un'affinità, qualcosa che ci lega in maniera molto forte e profonda, al di là di tutte le differenze che pure possono sussistere fra noi e l'altra persona. E prosegue Adorno in questi aforismi di Minima Moralia che vertono per l'appunto sull'amore, il fenomeno chiave per eccellenza dell'affettività, direi. Sei amato solo dove puoi mostrarti debole senza provocare in risposta la forza. L'umano è nell'imitazione. Un uomo diventa uomo solo imitando altri uomini. In questo atteggiamento, nell'imitazione, intesa come il guardare, l'ispirarsi all'altra persona, intesa in questa maniera, in questo atteggiamento, che è la forma elementare dell'amore, si possono scorgere, scrive Adorno, le tracce dell'utopia che potrebbe scuotere il sistema del dominio. Questa idea, l'utopia che potrebbe scuotere il sistema del dominio, è fondamentalmente l'idea di cui vi ho parlato prima, l'idea dell'esigenza di una trasformazione della realtà, che passa per una trasformazione della razionalità e che conduce a una trasformazione, alla speranza quantomeno, della trasformazione della società. Oltre a questo, si può citare un episodio riportato nella biografia di Adorno, pubblicata nel 2003 dallo studioso
Stefan Müller Dorn, dove, citando un passaggio di una lettera di Adorno, quindi parole di Adorno, in una sua lettera del 1946, in cui Adorno parlava di una sua relazione sentimentale, si legge, quindi sono parole di Adorno che per lettera racconta a un amico di questa sua relazione sentimentale. Per spiegare ciò che è accaduto, sarebbero adatte espressioni come aura, il concetto che abbiamo introdotto prima, aura o incantesimo. Era come se un pezzo di quella ormai perduta promessa di felicità dell'infanzia fosse stato mantenuto inaspettatamente. Quindi l'amore come promessa di felicità. L'amore altro non è, scrive Adorno, l'amore altro non è se non il balenare del sogno nell'esperienza della realtà. Di fatto il déjà vu incarnato in una persona. Visibile, sottinteso l'amore, visibile lo è soltanto per una frazione di secondo. Ora, concludendo, è sufficiente sostituire la parola aura alla parola amore in questi passaggi che ho citato, passaggi di Adorno, rappresentante forse più originale della scuola di Francoforte, pensatore forse più originale anche di altri, pur importanti, all'interno della scuola di Francoforte. Bene, è sufficiente sostituire la parola aura alla parola amore in questi passaggi di adorniani che ho citato per cogliere appieno la congenita affinità fra questi fenomeni. In maniera non dissimile dall'esperienza dell'aura come percezione di qualcosa di unico e di magico, anche in un mondo razionalizzato e disincantato come il nostro, anche la perdurante possibilità dell'amore persino nelle situazioni più tetre, opprimenti, angoscianti che l'essere umano possa sperimentare, questo vuol dire che in ogni epoca, in ogni situazione, anche per l'appunto in quelle più opprimenti, l'innamoramento in qualche modo resiste. La possibilità dell'innamoramento resiste come modalità fondamentale dell'essere, del nostro essere umani, che nulla riesce a cancellare, potremmo dire così. Bene. Anche la perdurante possibilità dell'amore si offre al nostro sguardo e alla nostra comprensione come la traccia residua di incanto in un mondo che spesso ci appare totalmente disincantato. Dunque, come cifra di una possibile conciliazione in una società che spesso ci appare frammentata e inconciliata. E che in questo modo, frammentata e inconciliata, appariva sicuramente ai teorici della scuola di Francoforte. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che sia stato di vostro interesse.